Sonic, allora, 5-2-1 stasera, sigilliamo panico paura, è tutto perfetto, ok? Adesso ti do la carta. Oh, aspetta, tieni qua. Oh, scusate, eccoci qua, benvenuti e come sempre, benvenuti nella mia officina. Allora ragazzuoli, tutto bene? È martedì? Anzitutto un ringraziamento a tutti quelli che sono venuti a trovarci in fiera a Montichiari questo weekend, perché siete stati tantissimi e mi ha fatto veramente veramente piacere. Allora, sempre più iscritti e sempre più spettatori di quello che vedo, quindi siete sempre di più a seguire queste dirette. Buonasera Fabio. E cos'è, chiedere a Luigi? È un'oretta, come dico sempre, che passiamo insieme sotto il tendalino parlando di camper. E dove si parla di camper, dove si parla di problemi di camper e dove cerchiamo di dare dei consigli utili e ovviamente per dare questi consigli qualcuno ci deve chiedere dei consigli, quindi come partecipare a chiedilo a Luigi, ok? Allora vediamolo un po' insieme per partecipare alla diretta di tutti i martedì, ok? Quindi Facebook o YouTube, potete scrivere nei commenti durante la diretta che a noi arrivano e vi rispondiamo. La mail redazione@camperisti-italiani.com, dove raccogliamo tutte le vostre domande, oppure super news WhatsApp, massimo 30 secondi, 351-981-0028, un bel messaggino vocale. Poi, ovviamente, come dicevamo, canale YouTube, molto bello, si clicca, si iscrive al canale di Camperisti Italiani, tac, e poi campanella per essere sempre aggiornati. Ok, boh, detto questo, piccola cosa, siccome è noto che, ovviamente, siamo alla terza stagione, in tanti vanno a vedersi anche i video vecchi, perché magari c'è qualche argomento che gli interessa. Se mi scrivete un commento, mi chiedete dei consigli, io purtroppo non li vedo perché comunque siete veramente tanti. Quindi se volete dei consigli sulle puntate vecchie che vi sono interessate, che volete approfondire o che volete una delucidazione, con la mail, come vi avevamo fatto vedere prima, nella mail mi scrivete, io vi rispondo in settimana e ovviamente durante la diretta successiva. Adesso Nick, vai a fare qualcosa, che se il tempo è denaro e dobbiamo produrre. Quindi stasera come ti sigillo il camper? Come te lo sigillo il camper? Te lo sigillo un po' come viene? No, assolutamente. La sigillatura, ragazzi, sembra una cosa semplice, ma non lo è. Quindi voi avete mai rinnovato le sigillature al vostro camper? O avete mai fatto la prima sigillatura? Perché c'è chi ancora non l'ha fatta, ma arriva il momento della prima sigillatura. Quindi vediamo un pochettino nei vostri commenti a che livello siamo. Poi vediamo un attimino qua, guarda che bel vedere. Allora, scusate, ma qualcuno sa dirmi quando si devono fare le sigillature? Intendo ogni anno, ma in questo caso io le farei settimanali, no, scherzi a parte. La sigillatura non va fatta ogni anno. Quando viene fatta una sigillatura, al momento che viene fatta, la vita media è di 5 anni. Dico la vita media perché poi c'è chi lo tiene all'aperto, chi lo tiene al chiuso, chi lo tiene all'ombra, chi lo tiene sotto il sole. Quindi diciamo vita media. Ovviamente la sigillatura va fatta con prodotti appositi che ci sono in commercio per il camper, perché sono dei materiali che sono fatti e studiati per essere elastici e per reggere alle intemperie e ai raggi UV. Questo è molto importante, ok? Allora, come vedete nell'altro riquadro abbiamo Nicola che sta iniziando una sigillatura che poi andremo a vedere nel particolare. Allora, cosa utilizzare o cosa no? Perché comunque, come dice la parola, sigillatura, non siliconatura. Il silicone funziona meglio per altre cose e devo dire che funziona anche bene per altre cose, ecco, assolutamente. Quindi, allora, messo in chiaro... cosa dobbiamo farci? Messo in chiaro che il silicone non va assolutamente bene sui camper, ma va bene per altre cose e, come abbiamo detto, va molto bene. Cosa si utilizza? Si utilizzano dei sigillanti appositi. Io in particolare uso il Sikaflex 521 UV, però ecco, la sigillatura diciamo che è la parte minore del lavoro, perché come vedete prima va fatto la preparazione.
In questo caso ci siamo portati un pochettino avanti e abbiamo già eliminato il sigillante che era stato dato precedentemente anni indietro. Abbiamo sgrassato bene tutto quello che era la superficie da rifare, in questo caso tutto il camper, perché questo camper aveva bisogno di una sigillatura completa, e adesso inizia la mascheratura, la nastratura del camper, che come vedete Nicola la sta facendo inizialmente con un nastro particolare, un nastro che ha una flessibilità diciamo elevata, quindi riesce a fare le curvature in modo perfetto, quindi gli angoli riesce a girarci intorno perfettamente, e questo nastro va dato su tutte e due i lati delle superfici. Dopodiché verrà usato il nastro carta per andare a coprire la parte, però ecco, diciamo che la guida ce la dà questo nastro, che è verde, ma il verde serve a noi soprattutto, perché vi posso assicurare che dopo 7, 8, 10, 2 giorni, 3 giorni, perché per sigillare un camper ci vanno dei giorni, dopo tutte queste ore che passiamo con gli occhi sulla parete bianca di un camper, abbiamo bisogno di un nastro che si veda, che dia contrasto, perché sennò dopo un po' anche noi cominciamo a sbarellare. Allora, sigillature, vediamo un po' questo messaggio. Buongiorno, avrei una domanda da porre a chi è più esperto di me. Vorrei rimuovere il condizionatore dal tetto del camper per rifare la sigillatura. Cosa devo usare, Sikaflex o Terrostat? O c'è qualcosa di specifico? Grazie. Allora, Ivan, facciamo un passo indietro. Tu non devi rimuovere il climatizzatore, perché il climatizzatore non va assolutamente sigillato. I climatizzatori vanno installati con la loro apposita guarnizione, è una guarnizione molto alta. Cosa succede? Vanno in appoggio su questa guarnizione, che è fatta apposta, ogni modello ha la sua e c'è la scanalatura dove va, viene appoggiato e poi con la dinamometrica viene fatto il tiraggio. Questo perché? Perché uno, non deve entrare l'acqua, quindi questa guarnizione, questo gommone serve per non far entrare l'acqua, ma serve soprattutto per non far scaricare le vibrazioni del climatizzatore, quindi del compressore, sulla cellula del camper, perché sennò diventa rumoroso ed è fastidioso. Il climatizzatore non deve essere rumoroso. Quindi assolutamente non vanno sigillati e soprattutto vanno tirati con una chiave dinamometrica appositamente in base a quello, ogni climatizzatore e nelle istruzioni c'è scritto a quanti newton va tirato, viene fatto questo lavoro, perché se noi lo schiacciamo andiamo a creare una vibrazione fastidiosissima. Allora Luca, ho comprato un camper di 6 anni con una piccola infiltrazione fatta riparare, ora ha 7 anni, basta un controllo o meglio rifare le sigillature? Allora, io ti dico, quando devo intervenire su un'infiltrazione di un camper, piccolo o grande che sia, io nel preventivo inserisco già la sigillatura completa, in modo che viene tolta l'infiltrazione. Quando si toglie l'infiltrazione si cerca di capire assolutamente da che parte entra l'acqua, perché andare a rifare una sezione di camper ma non si va a monte a capire cosa ha creato il danno, vuol dire ritrovarsi al punto a capo dopo poco. Quindi viene rifatta completamente la sigillatura del camper. In questo caso, se è stata riparata e non è stato sigillato il camper, io ti consiglio di fare una sigillatura completa, in modo da mettere al riparo tutto e per altri 5 anni tu sei tranquillo. Questo, ecco, è quello che secondo me è da fare. Comunque noterete che c'è qualcosa di diverso stasera. Non sono io che mi sono fatto la barba, non è Nicola che ha mangiato meno, no, non hai mangiato meno, quando mai. Ma manca Giovanni ragazzi, manca Giovanni, come vedete non abbiamo il nostro tecnico per la parte meccanica stasera. Perché? Perché Giovanni è andato a Honolulu per qualche settimana, scherzo, no. Giovanni, siccome sono iniziate le prime piogge, come sapete Giovanni oltre a fare officina meccanica ma anche il soccorso stradale, questa sera iniziate le prime piogge, iniziano i primi scivoloni, è dovuto uscire col caratrezzi e quindi purtroppo non potrà essere dei nostri, quindi tutto quello che è la parte meccanica, le vostre domande, i vostri dubbi, li portiamo alla prossima puntata, la settimana prossima. Ok, andiamo avanti. Alan, ciao, ciao. Ogni quanti anni andrebbe fatta? Guarda, ti dico, cioè mi spiego meglio, ok. Il controllo che si fa annualmente per infiltrazioni, se ci fosse il bisogno, sarebbe indicato da chi fa il controllo di fare la sigillatura? Assolutamente. Allora, quando si fa il controllo infiltrazioni, ovviamente si bagna il camper, ve l'ho già spiegato, no? Si bagna il camper per 8 ore, poi con lo strumento si passa ogni punto, si compila
una scheda di due pagine e si consegna al cliente la scheda. In questa scheda vengono riportate tutte le percentuali, perché da un anno all'altro così abbiamo un riferimento di valutazione, ma viene anche riportato nelle note cosa sarebbe meglio fare al camper. Ovviamente viene fatto il controllo con lo strumento, ma viene fatto anche un controllo visivo, cioè se l'operatore vede che le sigillature mancano e non sono mai state fatte, quindi il termostat sotto comincia a dare segni di cedimento, se vede che gli oblò sono cotti dal sole, tutto un po', scrive e viene rilasciato insieme alla sua bella scheda prova e filtrazioni, con le note vengono rilasciati allegato i preventivi di quello che secondo l'operatore sarebbe meglio fare per mantenere il camper sano. Questo è più o meno la procedura. Ok, Beppe, preso Eco VIP 5 LG, piccola infiltrazione garage, parete esterna, come fare il lavoro il fai da te? Allora, parete esterna, garage, probabilmente saranno una delle tre pareti del garage, non c'è parete esterna o interna, si vede che è esterna, magari non lo vedi all'interno perché non è ancora arrivata, quindi può essere, come dici tu, piccola. Allora, ovviamente vanno tolto, se l'infiltrazione, adesso io non so se sulla parte inferiore o superiore o dove, va tolto tutto quello che c'è intorno, cioè se c'è il paraurti, se ci sono le bandelle, se c'è una finestra, quello che va tolto, finestra no perché è un garage, e bisogna cominciare a bonificare, quindi andare dall'interno, cominciare a sezionare e bisogna cominciare a togliere tutto quello che è stato danneggiato dall'acqua fino ad arrivare al legno sano. Fatto questo, mentre si fa questo si riesce anche a capire da che parte è entrata, perché seguendo il percorso del marciume, chiamiamo, riusciamo a capire da dove è arrivata l'acqua. Quindi si va a intervenire su quello che è l'esterno da dove è passata l'acqua, quindi si va a fermare questo passaggio d'acqua. Tolto tutto si va a rimettere l'isolante, si vanno a ricostruire i travetti del camper che sono stati rovinati, dopodiché si rifà la pannellatura della parte, esistono in commercio dei pannelli da 3 mm già definiti, predefiniti, della colorazione che servono, e va richiuso il tutto. Ecco, diciamo che a livello tecnico non servono grossi macchinari, ci vuole tanta pazienza, tanto olio di gomito, e due o tre strumentini ci vanno, però ecco, non è un lavoro tra virgolette complesso, bisogna intendersene un po' di falegnameria, non farsi male, non tagliarsi, e per il resto si può fare tutto nella vita. Allora, Guido, buonasera, mi faresti vedere la larghezza del nastro che usate per mascherare? Quale prodotto per sgrassare dopo la pulizia del veicolo sigillante? Allora, aspetta un attimino, vado a disturbare Nicola che lavora. Nick, eccomi. Ti vengo a rompere le scatole. Sono ovunque. Vediamo un attimino, Nicola, adesso li facciamo finire di attaccare questo pezzo. Ecco qua, grazie Nicola. Allora, facciamolo da qua. Ecco, questo è il nastro. Basta, andiamo di qua alla mia postazione che magari la luce è migliore. Eccolo qua. Questo è il nastro. Come vedete non è larghissimo. Tac. È un nastro che è molto elastico, quindi scaldandolo con le dita riusciamo anche a fargli fare le curve, ok? E questa è la parte che serve per delineare la sigillatura, perché sulle curvature dei gavoni, delle finestre, non è bello che la sigillatura sia squadrata con un gavone, con una finestra tonda, la sigillatura deve seguire esattamente la curvatura. Lo ridiamo Nicola. Nicola, eccoci qua. Vabbè, poi ovviamente Nicola giustamente mi fa vedere il nastro carta, perché comunque il nastro carta, poi questo non è fondamentale la larghezza, ce ne sono due o tre misure, è quello che va messo sopra per poi allargare, per non andare a sporcare. Ok, grazie Nicola. Prego. Buon proseguimento. Vediamo se riesco, vediamo regia se riesco a fare danno. Vediamo un attimino. Ecco, vedete, in questo caso il nastro serve per poter fare questa curvatura. Come vedete è stato messo su questo lato, qua verrà fatta la sigillatura, qui verrà messo il nastro carta per andare ulteriormente a proteggere. Come vedete, scaldandolo, questo nastro si aderisce perfettamente e noi abbiamo una sigillatura, diciamo, ottimale. Adesso vediamo di rimettere la telecamera giusta a Nicola, perché sennò mi sgridano. Andiamo. Ok Nick, ti lascio lavorare, ti ho disturbato abbastanza. Eccoci qua. Ok, andiamo avanti, vediamo un attimino. Pamela, signora,
benvenuta. Buonasera, mi entra l'acqua piovana dal comignolo della stufa, come posso risolvere? Beh, allora, il comignolo della stufa è fatto in maniera che non dovrebbe entrare l'acqua, e anche perché se ti entrasse l'acqua dal comignolo vorrebbe dire che ti arriverebbe in stufa, non te ne accorgeresti. A te entra dalla sigillatura, dalla guarnizione che tiene il comignolo attaccato al tetto. Quindi in questo caso va, prima cosa, guardato se il comignolo è ancora sano o se è cotto col tempo. Vedere se la gomma di tenuta è ancora bella. Allora, io ti dico, il comignolo da stufa ha un costo veramente irrilevante, parliamo di poche decine di euro. Si potrebbe fare una bella cosa, togliere il comignolo vecchio, controllare la struttura del legno che è stata rovinata dall'acqua, fare una sigillatura nuova con la sua guarnizione nuova, implacare il tutto e secondo me fai un lavoro che non ci pensi più per molti, molti, molti anni. Ecco, questo è quello che farei io. Allora, Gaetano, ho un Leica Clio, stasera tutti Leica, fantastico, 3009 del 2013 e non ho notato sigillature sulle finestre, bisogna farle. Allora, 2013-2023, beh, il camper ha praticamente 8-9 anni. Può essere di no, io ti consiglio di dargli un'occhiata di traverso, tra la finestra e la parete, tra gli oblò e la parete, e guardare se vedi il termostat. Se tu vedi il termostat messo ancora sano lì che fa il suo lavoro, vai pure avanti. Se cominci a intravedere che il termostat non c'è o è rovinato o che è, allora lì bisogna cominciare a pensare a delle sigillature. Comunque, se hai il dubbio, fallo vedere da un tecnico che magari ha l'occhio un po' più clinico e riesce a vederlo bene. Allora, cosa possiamo fare in autonomia? Allora, vediamo un attimino, siamo ragazzi. Ok, allora, cosa possiamo fare in autonomia? Allora, in autonomia possiamo fare tante belle cose. Anzitutto possiamo prevenire i danni. Quindi, ovviamente con i vari lubrificanti e WD-40 io andrei prima dell'inverno sempre a lubrificare quello che sono le guarnizioni delle finestre, della porta, le ghigliottine con un po' anche di vaselina. Col WD-40 tutto quello che sono le serrature, i meccanismi delle porte, tutto quello che sta all'esterno e che comunque ha un movimento meccanico. Queste sono cose molto semplici che potete farvi tranquillamente una domenica che non uscite in camper, ma che gli dedicate qualche cura magari quando lo pulite. Questo secondo me è una cosa che gli allunga tantissimo la vita. Quello che sono le sigillature, e queste sono foto di sigillature che facciamo noi. Allora, ragazzi, la sigillatura la potete fare se avete un minimo di manualità e seguite due o tre consigli, soprattutto se usate il prodotto giusto le potete fare, perché comunque il costo della sigillatura fondamentalmente è la manodopera, non è il costo. Sì, ok, i sigillanti costano, perché Sikaflex non costa 2 lire, però nel totale è un terzo del costo. I 2/3 sono la manodopera, che comunque, come vedete, ci vanno tantissime ore e ci va tantissimo tempo. Altre cose che potete fare sempre per prevenire le infiltrazioni è: vi comprate uno strumentino e ogni tanto vi fate un girettino dentro al camper. Magari il weekend che uscite c'è il diluvio universale durante la notte, il mattino fatevelo un girettino di controllo. Non c'è niente di meglio che avere il camper sotto l'acqua per 10 ore e vi fate un controllino anche manualmente, andate a toccare, vedete se ci sono macchie dentro gli angolini, nei mobiletti. Ecco, queste sono cose che potete farvi tranquillamente e che vi aiutano a prevenire, perché se anche non avete manualità, ma insomma lo tenete controllato, al momento che vedete qualche anomalia andate subito dall'installatore e insomma un'infiltrazione, se presa subito, è una cosina da nulla e non c'è nessun problema. Il problema è quando diventano grosse. Allora, come vedete qua, rispondiamo alle vostre domande, cosa che stiamo facendo, perché comunque ce ne state mandando. Io la domanda che vi ho fatto è: quanto tempo fa avete fatto le vostre? Vediamo Zagor, buonasera, volevo chiedervi se secondo voi in marcia, ma solo in marcia, si può usare il frigo trivalente a 220 usando l'inverter. Allora, come dico sempre, tutto si può fare, bisogna capire quanto ne valga la pena. Ovviamente con l'inverter noi cosa facciamo? L'alternatore produce 12 volts, ci ricarica la batteria servizi e noi con l'inverter andiamo a prelevare la 12 volts dalla nostra batteria, che è un secchio, e andiamo a portarla dentro l'inverter e a trasformarla in 220 volt per far funzionare il frigo. Funziona, a livello pratico funziona. Ovviamente cosa succede? L'inverter dà 10 numeri a caso, il frigo consuma 4, vuol dire che noi e l'inverter, il frigo consuma 4, ma l'inverter un 1,5-2 se li mangia nella trasformazione.
Quindi vuol dire che noi andiamo a dare molta meno ricarica alla batteria servizi, cioè non è che ne diamo meno, ne diamo sempre uguale, però ne andiamo a prelevare durante la ricarica, quindi quando arriveremo a destinazione ovviamente la nostra batteria non sarà carica al 100% ma sarà più scarica. Esempio molto semplice è il secchio, l'entrata dal rubinetto dell'acqua che riempie il secchio, il foro sotto in uscita. Più allarghiamo questo foro, più preleviamo e meno acqua troveremo nel secchio al nostro arrivo. Spero di essere stato chiaro, perché anch'io all'epoca ho imparato con questi esempi. Allora, Federica, un'altra signora, ci fa piacere, benvenuta. Avevo un Rimor Super Brig con sigillature nere orribili, mi hanno detto che erano ancora buone, me le ho fatte rifare per estetica prima di venderlo. Allora, sigillanti abbiamo il bianco, il grigio e il nero. Ovviamente il più usato è il bianco, perché comunque è quello che va a definire un po' meno le linee, insomma, che si nota meno. Dove andiamo, dove ci sono invece dei camper, che adesso comunque non sono più tutti bianchi ma ci sono un po' di colorazioni, andiamo a intervenire con il grigio. Il nero è difficile che venga usato per le sigillature esterne. Il nero viene usato più per altri scopi, quindi diciamo che su 10, quando io devo ordinare il sigillante, 7 bianco, 2 grigio e 1 è nero, ecco la proporzione è questa. Sì, il nero non è proprio il massimo su un camper. Rita, un'altra donna, bene. Nicola, bravissimo e meticoloso. Sì, Nicola è una principessa, veramente è bravo, ma perché? Perché ama quello che fa, è un camperista anche lui e quindi insomma gli piace ed è giusto che faccia quello che gli piace. Allora, Gabriele, la crema Glisolid, quella con la confezione rossa a base di glicerina, va bene per le guarnizioni delle finestre per l'inverno? Non ne ho la minima idea, non la conosco, scusate, mea culpa, non la conosco. Non posso darti una risposta perché non la conosco, però dico, le guarnizioni quando usi uno spray siliconico, secondo me è la cosa migliore, ecco, anche perché lo spray la crema, io adesso questa in particolare non la conosco, però rischi che dandola magari vada, poi le impurità vadano ad attaccarsi alle guarnizioni, non lo so, sono ipotesi perché non conosco il prodotto, mi dispiace Gabriele. Nicola, ti ha fatto i complimenti, grazie. Ed era una signora, quindi mi raccomando. Allora, Carlo, buonasera, ho un camper Rimor come quello che hai dietro di te. Un Rimor. Ho una crepa nella banda di plastica sopra la finestra, si può staccare per riparare con la vetroresina? Se sì, puoi dirmi come? Grazie mille, ciao da Pisanino. Allora, quella plastica là sopra, intendi? Diciamo la curvatura. In questo caso, vedi, quella curvatura lì, nelle prossime dirette, il camper più o meno sarà sempre qua, verrà spostato, ma andrà eliminata. Perché quei termoformati lì, che ci sono sia sulla parte posteriore, ma ci sono anche sulla parte anteriore della mansarda, Carlo, hanno il problema che si cuociono col sole, caldo, freddo, si cuociono, si crepano e automaticamente entra l'acqua e lì sotto non c'è niente. Quindi cosa succede? Ripararli, questi termoformati, smontandoli, si possono mettere delle pezze all'interno che sono apposta per i termoformati che vanno a rinforzarli e vanno a chiuderli, la crepa dall'interno. Io sinceramente, se il cliente lo vuole mantenere per... Ah, aspetta, quella sotto, aspetta, quella sotto la finestra, mi dici? Aspetta, regia, vediamo la domanda, la precedente di Carlo. Io allora stavo partendo con tutto il mio discorso. Allora, ho una crepa nella banda di plastica sopra la finestra. Di plastica sopra la finestra è quella dove c'è la scritta Rimor. Ok? È sempre il termoformato che va sopra là. Si rovinano per quel motivo, perché è sempre una plastica. Allora, ripararla con la vetroresina? No, perché la vetroresina sui termoformati lì per lì attacca ma non vanno d'accordo, dopo un po' si stacca. Io, ripeto, normalmente tolgo tutto, vetroresina, proprio i fogli, quelli che uso per fare le pareti, ricreo la curvatura in vetroresina e ci inserisco il suo terzo stop e lì non succederà mai più niente. Grandine, sole, pioggia, martello, la vetroresina che viene usata per le pareti non subirà mai più nessun tipo di problema. Come dicevo, i clienti che vogliono mantenere invece il discorso estetico, come in questo caso del Rimor,
cosa facciamo? Queste plastiche le manteniamo, facciamo sempre il discorso in vetroresina e poi andiamo a riapplicarle sopra, diventano solo una cosa decorativa. Per andarle a togliere queste plastiche bisogna togliere i profili in alluminio laterali, perché sono infilate sotto, sparate con la graffettatrice della casa madre e poi vengono messi sopra i profili. Quindi per poterle togliere bisogna togliere i profili in alluminio laterali. Spero di essermi spiegato bene, perché ero già partito male. Vocale di WhatsApp. Ascoltiamo, ascoltiamo. Buongiorno. Il Webasto Dual Top praticamente mi dà due segnali dopo i cinque verdi, ma in realtà non ha nessun filtro per l'alimentazione. Cosa si può fare se il segnale indica mancanza di alimentazione? In realtà funziona per qualche un po' di minuti e poi si ferma. Allora, in questo caso bisogna capire se è una mancanza di alimentazione dovuta al carburante o una mancanza di alimentazione dovuta alla corrente elettrica. Prima cosa, in questo caso bisognerebbe capire prima cosa lo stato della batteria, perché non vorrei che questo Webasto parte, lavora qualche minuto, poi va in blocco perché non ha più corrente che mantiene tutto il funzionamento. Quindi, per fare una prova semplice per capire se quello, si fa l'accensione a motore acceso e vediamo. Se a motore acceso non dà più il problema, è una questione di alimentazione elettrica. Se anche a motore acceso abbiamo lo stesso problema, allora potrebbe essere un problema di alimentazione gasolio. Allora, io adesso al momento non ho questi errori, questi lampeggi vogliono dire di specifico qualcosa. Io non ho memoria quello che possano essere, dovrei andare a controllare. Quindi io consiglio di andare in un centro Webasto, far fare una diagnosi, controllare i lampeggi, attaccarlo alla diagnosi e sicuramente le sapranno dare una risposta e soprattutto la soluzione. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Tiziano, cosa usare per sgrassare la zona sigillare? Non ve lo dico. Continuate a chiedermelo? Non ve lo dico, non ve lo dico. Lasciatemelo a qualche trucco o qualcosa, no? Ci sono degli sgrassatori appositi. Quando andate a comprare il sigillante chiedete e ci sono degli antisiliconici apposta da dare, soprattutto perché se il camper è stato sigillato precedentemente da qualche, non lo so, comunque ha usato silicone, e per toglierlo cioè viene via bene il silicone, ma poi lascia una patina che c'è da piangere prima di poter dare il sigillante nuovo. Quindi esistono dei prodotti in commercio appositi per farlo. Silicone, ecco, quello lo andrei a controllare molto più volentieri che quello che viene dato sui camper. Allora, Drago, benvenuto, ben ritrovato anzi. Ciao Luigi, oltre il 521 e Sikaflex, va bene il Patex 101, è un buon prodotto? Non lo conosco, non lo conosco. Io conosco il Bonelli, conosco il Sikaflex e poi l'altro, Nicola, c'era il Bonelli, il Zucchini. Zucchini. Lo Zucchini. Noi abbiamo provato questi tre, di cui due di queste, se non ricordo, se mi sembra il Zucchini viene usato proprio dal costruttore in casa madre, e io non mi ci trovo. Non che non lavorano bene, fanno loro lavoro, ma io e Nicola non ci troviamo a livello di tatto, non riusciamo a tirarli bene. Quindi ecco, ormai sono più di 10 anni che lavoriamo di Sikaflex, continuiamo ad andare via col Sikaflex. Altri miei colleghi per esempio hanno lo stesso problema col Sikaflex, si trovano meglio col Bonelli. È una questione dell'operatore quando va a tirare la sigillatura, perché ovviamente quando si fa la sigillatura, oltre al discorso di preparazione come sta facendo Nicola, in questo caso Nicola sta andando a operare proprio con la sigillatura e andremo a vedere cosa sta combinando. Una volta che viene dato il sigillante e viene tirato, poi va tolto il nastro, ma a quel punto non è finito, va ritirato nuovamente, altrimenti rimarrebbe il bordino del nastro. A livello pratico non succede niente, sigillo ugualmente. A livello visivo a me dà fastidio vedere il bordino, perché io voglio che la sigillatura sia pari, sia liscia, e anche perché col bordino si andrebbe a filare lo sporco e col tempo rimarrebbero le righe nere. Andiamo a disturbare Nicola. Nicola, veniamo un po' a disturbarti, Vediamo un attimino, Vediamo un attimino cosa sta facendo Nicola. Okay, come vedete sta tirando. Adesso lui ha messo il sigillante, come vedete qua c'è il sigillante, lui sta continuando a fare una curvatura unica, lui quindi è partito e ha fatto tutta la zona. Adesso vediamo Nicola che si appresta a sigillare, a tirare il suo sigillante. Ecco qui, come vedete adesso tira, toglie quello che è il superfluo, tac, arriva fino in fondo dall'altra parte,
Ecco, come vedete il nastro sta facendo il suo lavoro. Adesso il verde non si vede quasi più perché è tutto coperto e dopo vedrete la differenza. Adesso si pulisce le dita perché è fondamentale che questo lavoro vada fatto sempre a dito pulito. Fa un'altra tirata sempre col nastro in modo da essere sicuro che sia ben steso sigillante. Ok, Nick, adesso cosa facciamo? Lo tolgo alla fine. Lo togli alla fine adesso? Sì, perché c'ho tutto nastrato insieme. Ah, esatto, perché essendo il portellone che qui è unito, è tutto nastrato insieme. Come vedete Nicola sta tirando. Se non ho la mano ferma non insultatemi, ma a quest'ora della giornata non è facile. Ok. Adesso Nicola ti lasciamo ancora qua, quando è il momento di togliere il nastro. Ti chiamo. Ci chiami. Adesso vediamo di rimettere l'operazione qua. Ecco qui. Ok. Sono diventato un tuttofare, vedete, anche un cameraman. Sarà contento il proprietario del camper che vede l'operazione che viene fatta al suo camper. Allora, vediamo intanto. Giacomo, ho rifatto il tetto del mio camper Adria 6.30 per noto difetto del gelcoat. Ovviamente ho tolto tutte le sigillature rifatte con 521 UV. Un incubo toglierle. Trucchetti particolari per toglierle? No, purtroppo no. Ci vuole pazienza, noi ogni tanto ci creiamo qualche spatolina, qualche attrezzo particolare, però bisogna mettersi lì piano piano, andarle a staccare, pulire, andarle a staccare. Come dicevo prima, il discorso del costo di rifare una sigillatura va in base alle ore, cioè non è il materiale in sé, il materiale incide pochissimo. Soprattutto se il camper è già stato sigillato, ovviamente il costo è maggiore perché va tolta tutta la sigillatura. Se invece il camper ha la prima sigillatura, ovviamente c'è un po' di ore in meno e un po' di fastidi in meno, questo sicuramente. Tanto vediamo alle mie spalle che Nicola sta continuando a sigillare, quando sarà il momento lo andiamo a disturbare. Eric! Signor Eric, benvenuto e saluti alla signora. Allora, ciao Luigi, complimenti, sempre interessante seguirti, grazie. Non ho infiltrazioni, per fortuna, ma qual problema con le cimici? Come le tolgo dal ventilatore di aspirazione? Si infilano dappertutto. Allora, bisogna smontare, sotto ci dovrebbero essere delle vitine coperte, si va a togliere quello che è la griglia e si va a ripulire, perché purtroppo si infilano dappertutto ed è un problema. Puoi provare a sparare un po' di aria da sotto verso sopra, però attenti alla zanzariera, o da sopra riuscire a infilare un tubicino e aspirare, perché purtroppo sì, sono una piaga. Tanti miei clienti mi dicono: ma già che ci sei, mi togli le cimici, mi togli gli aghi di pino, altra cosa che si infila nelle zanzariere degli oblò e si bloccano lì, è un disastro. Nick, sei pronto a togliere? Andiamo da Nicola allora. Allora, eccomi qua, riprendo in mano tutto il discorso qua, vediamo un attimino. Ok, allora adesso viene una delle parti più difficili, che è quella di togliere il nastro ricordandosi da dove si è partiti, che non è facile, e poi va ritirata la sigillatura. Allora, vediamo che Nicola riprende sul suo nastro, tac, tira. Ovviamente quando si toglie il nastro va tenuta un'inclinazione per toglierlo, per evitare. Allora, come vedete qua da vicino, non so se si nota, vediamo se riesco, il bianco del camper è tremendo, si crea un bordino. Questo bordino va tolto, perché sennò la sigillatura sì, è funzionale, fa il suo lavoro, però esteticamente andiamo a perdere tutto. Vediamo Nicola che toglie i nastri, tac, come vedete così non si è sporcato nulla. Vediamo. Ecco qua. Nick, ti faccio tirare subito l'esterna, sì. poi così puoi andare avanti tranquillamente. Allora, adesso Nicola, perché la sigillatura deve venire così, liscia, non devono esserci scalini, deve essere anche bella da vedere. Allora, come vedete adesso Nicola bagna la sigillatura con un prodotto qualsiasi, come vedete, è un prodotto saponato che aiuta il dito a scorrere. Ecco qua, e adesso vedete la carezza, la va a carezzare. Ovviamente a suon di farlo poi si ci prende la mano e lui sa la pressione che deve dare al dito mentre lavora, e come vedete la sigillatura, ecco qua, viene tutta bella così. Ovviamente adesso è bagnata e va lasciata bagnata, perché comunque il Sikaflex fa bene rimanere bagnato. Lui se la carezza un po' e la ritira. Ok Nicola, scusate se vi faccio traballare la telecamera.
Ok. Nicola, ti lasciamo lavorare. Grazie. Eccoci qua. Eccomi qua. Il gioco. Qua è tempo, oh. Tutti vediamo. I professori col camper degli altri. Allora, a che meccanica di camper appartiene? Allora, ovviamente per chi è giovane come me, questo disegno gli riporta alla mente tante cose. Però ovviamente questo veniva usato anche su un camper in quegli anni, non solo su quello che vi viene in mente subito, che è venuto in mente anche a me. Quindi ragazzi, memorizzatelo bene, potete pensare a che camper veniva, in che camper veniva usato questo oggetto. Poi alla fine della puntata, come sempre, andremo a vedere i messaggi, andremo a vedere chi ha vinto la Premium Card, che è il nostro premio. Vedete, adesso scorrono i secondi, avete pochissimi secondi per memorizzare l'immagine e dopodiché andremo a vedere tutto insieme. Pam! Tempo scaduto! Ok, quindi questo mi viene a dire che tra poco ci sarà la nostra stacco pubblicitario, la nostra piccola pausa per la mia gola. Per la mia gola e per le mani di Nicola. No, Nicola va avanti a lavorare. Allora, bene, abbiamo qualche altra domanda prima della pausa o ce ne andiamo così? Ce ne andiamo così? Basta? Bene, dai, allora, mando la pausa, ci vediamo tra poco e così vediamo come sta procedendo Nicola. Chiedilo a Luigi, torna tra poco. Se state cercando un'antenna satellitare, sicuramente avrete sentito parlare di SR Mechatronic, anche perché è una delle migliori sul mercato. Vi faccio vedere come si apre. Come tutte le antenne satellitari di SR Mechatronic, anche questa 650 flat si distingue per la consueta qualità costruttiva. All'interno ha un modulo GPS che le permette di sapere sempre dov'è, quindi quando voi ricollocherete il vostro camper e farete alzare la parabola, il puntamento sarà rapido. A completare il tutto, gli ingegneri di SR Mechatronic hanno integrato un inclinometro elettronico che permette di far compensare all'antenna il fatto che non siete riusciti a parcheggiare perfettamente in piano. Questo modello monta il nuovo illuminatore con schio automatico. Grazie a un sofisticato controllo del puntatore riesce a compensare le longitudini più estreme. È molto utile specialmente quando si viaggia, per esempio, ai confini orientali e occidentali europei. Altra prerogativa di questa antenna è l'app Mechatronic, che consente di avere sempre l'aggiornamento automatico della lista satelliti, in modo da non doversi recare annualmente, o a volte anche meno, presso un centro autorizzato. Adesso andiamo fuori a vedere come funziona il puntamento. Eccola qua che sta puntando, ha trovato satellite, adesso sta facendo il puntamento di fino, come si dice. Vedete, lo skew automatico si sta regolando, sempre per garantirvi il miglior segnale possibile. Ecco qua, parabola puntata. Quindi in questo momento voi avete la vostra televisione accesa con la garanzia di avere il miglior segnale possibile che ci sia. Detto sinceramente, noi le montiamo oramai da anni, una parabola che ha una struttura veramente solida. Il suo potenziale è qua dentro. Abbiamo due motori sovradimensionati, uno per l'alzata e uno per la rotazione. Una parabola che non soffre le folate di vento, quindi non perdete l'immagine TV. Parabola costruita in Italia, tantissimi centri assistenza, quindi qualsiasi problema siete tutelati, anche se detto da un centro assistenza non ce n'è quasi mai bisogno. Secondo me è una delle, se non la parabola più affidabile sul mercato. Boom! Eccoci qua. Allora, il bello della diretta. Adesso ho spostato un po' la telecamera per farvi vedere gli altri punti che si girerà Nicola. Adesso vado là perché non vedevo e controlliamo se si vede bene cosa fa. Allora, aspettate un attimino. Vediamo un attimino. Allora, Nick, sono qua a darti fastidio, come sempre. Così va bene. Ok, adesso Nicola. Ok, vediamo un attimino in modo che insomma riusciate a vedere bene anche voi. Ecco qua, scusate, ma è il bello della diretta. Eccomi qua.
Allora, così come vedete adesso Nicola il garage l'ha fatto, quindi ha fatto le maniglie, ha fatto tutto l'interno e l'interno e l'esterno, scusate. Ok, come mi sentite? Vediamo, perché nel correre avanti e indietro ogni tanto faccio dei disastri anche con i microfoni. Allora, dicevo, Nicola ha fatto il portellone, adesso sta passando alle parti piccole che sono il portellino della corrente, il tappo dell'acqua, tutti quegli accessori che sono sulla nostra fiancata e sono un pochettino più rognosi, diciamo, perché sono, abbiamo delle superfici meno estese, quindi ci andrà a giocare, poi proseguirà con la griglia del frigo e, cosa molto molto importante, farà il bordo della bandella. Perché? Perché il bordo della bandella è fondamentale, perché queste bandelle vengono attaccate, allora c'è la parete, viene messo il termostat e poi viene avvitata sopra la bandella. Quando si consuma il termostat, le viti che vengono usate per fissarci al travetto della fiancata, andando passando l'acqua, le viti cominciano a ciucciare e portano acqua dentro alla parete e lì comincia a marcire il bordo sotto del camper. Ve ne accorgete perché quando andate sotto a controllarlo trovate il legno che è sgretolato. E quello è un travetto abbastanza importante, perché è quello che va a unire il pavimento alla parete che scende. Quindi cosa succede? Quando si rifà la sigillatura, si va a fare la sigillatura lungo le bandelle del camper, che, devo dirvi la verità, è quasi più importante della sigillatura di una finestra. Sono tutte importanti, ma quella è fondamentale da fare. Quindi mi raccomando, quella è da fare sempre. Ok, tanto andiamo avanti un attimino con le nostre domande. Abbiamo Emanuele, bene Emanuele, ciao, come sempre grande. Allora, buonasera, avete consigliato un prodotto per tenere lontano i topini che si infilano dappertutto prima che facciano danni. Mi puoi ridire il nome? Grazie mitici. Allora, in alto sullo schermo adesso poi andremo a mettere il link di quella puntata, perché era stata fatta una puntata proprio dedicata ai nostri amici roditori. Io adesso il prodotto non me lo ricordo a memoria, dovrei andare a rivedere anch'io, quindi su YouTube di Camperisti Italiani puoi andarti a cercare la puntata sui roditori e lì abbiamo parlato di tutto quello che causano e i prodotti che si possono utilizzare, quindi lì lo trovi. Scusa, ma a memoria io non ricordo, perché comunque dopo 3 stagioni anch'io ogni tanto ho dei problemi. Allora, questa è la mail di cui parlavamo prima, che, come dico sempre, chi va a rivedere, come in questo caso va a rivedere il nostro amico, va a rivedere la puntata sui roditori, se ha qualche dubbio, se mi scrive un commento lì, io non riesco a andargli a rispondere perché non lo trovo, ma mi arriva, se mi mandi la mail io riesco a dare delle delucidazioni, quindi redazione @camperisti-italiani.com e il gioco è fatto. Allora, andiamo avanti a proposito di mail. Allora, buonasera, sono Stefano, camperista da poco. Bene, mi fa piacere, un nuovo nel nostro mondo. Ho un Arca M4 su Mercedes 316, ho tolto la batteria motore per pulire e ricaricarla, sperando che non sia andata. Ho notato che ho ancora tensione al quadro e ai fari. C'è un filo che viene da sotto il sedile guidatore che mi porta 12 volts alla batteria servizi. È normale. Allora, teoricamente tu le batterie dovresti averle collegate in andata, diciamo. Quindi alternatore, batteria motore, batteria servizi. Ma in ritorno no, almeno che non ci sia un parallelatore che stabilisce che la corrente della batteria, gli ampere della batteria servizi sono arrivati a un punto che lo fa aprire e dà un minimo di tensione al motore. Però è strano che i tuoi fari rimangano accesi, quindi ecco lì io andrei in un'officina e farei un attimino controllare l'impianto elettrico di quello che è del camper, perché c'è qualcosa che non sta quadrando, ecco. Ok, c'è sempre da imparare la corrente, poi ragazzi nei camper è una cosa, l'acqua la vediamo dove passa, ma la corrente bisogna un attimino. Manuela, mamma mia ragazzi, quante signore questa sera, ci fa piacere. Ciao Luigi, voglio mettere delle telecamere sugli specchietti del mio motorhome mobile vetta, come posso entrare nella cellula? Grazie Massimo. Era un trucco, mi arrivi come Manuela, io parto gentile e poi mi butti un Massimo lì. Allora, come puoi entrare? Beh, gli specchietti di solito sono elettrici o riscaldati o varie, quindi puoi passare da dentro lo specchietto e entrare in portiera passando da lì, perché passano i cavi dello specchietto, quindi passa dove passano loro. Una bella guainetta, entri con le guaine degli elettricisti, vai dentro e ti fai passare il tuo cavo, un po' rognoso come posizione, però si può fare tranquillamente. Ok, niente, ma non è più Manuela, vabbè.
Allora, buongiorno, buongiorno. Mia moglie è proprietaria di un camper Kentucky, mi piace. La mansarda è riscaldata a dovere dal Webasto Altrop 3005 e presenta il fatto che le pareti in inverno sono molto fredde e sia il cuscino che la porzione di materasso a loro contatto sono ghiacciate e umide. C'è uno sbalzo termico. Vorrei fare delle paratine in legno da un centimetro di spessore a loro volta distanziate di un centimetro dalla parete. Questo tipo di soluzione può diminuire le suddette problematiche secondo te? Che altri consigli puoi darmi, Tiziano? Allora, Tiziano, il sistema che vuoi utilizzare tu è un sistema che viene utilizzato molto nelle caravan. Se ci fate caso, le caravan nella zona letto oppure nella zona di letto, ma anche certi camper, viene fatta una sorta di intercapedine dove vengono appoggiati i cuscini prima della parete. E assolutamente questo ti risolve il problema, perché la parte, diciamo, cuscino, la parte più calda non è a stretto contatto con la parete e sappiamo benissimo che l'isolante migliore al mondo è l'aria, quindi viene creata una camera d'aria che isola. E si può fare, un centimetro va più che bene, un centimetro di spessore sì, evita che si vada a rompere, ovviamente perdi 2 centimetri sulla mansarda, però se ti risolve il problema potrebbe essere un'ottima soluzione. Ripeto, come prima, puoi farti il tuo telaietto, andarti ad avvitare col tuo pannello contro la parete, occhio a non passare fuori con le viti, e puoi utilizzare, vai a cercare nell'officina camper, ti fai vendere i pannelli di rifinitura da 3 mm, così almeno tu vai a rifinire col pannello di rifinitura, che è anche lavabile, dello stesso colore del camper, e ti viene un lavoretto ad hoc, ok? Anche perché se domani lo vai a vendere è una cosa fatta bene, ecco, non è una cosa improvvisata. Messaggio vocale, sentiamo. Salve, mi chiamo Luca, piacere conoscervi, ho visto qualche video vostro, sono rimasto veramente contento perché date degli ottimi consigli, siete anche simpatici. Volevo chiedere una cosa riguardo io da poco ho acquistato un XGO Family 21 del 2007, ha già su un pannello solare. Posso lasciargli all'interno una telecamerina wireless sempre collegata alla 12 volts? C'è qualche rischio o qualcosa che potrebbe succedere? Grazie. Allora, il rischio più grosso è che montando una telecamera all'interno, tu le prime settimane andrai a guardare costantemente il tuo camper, perché è più forte di noi, quindi saremo sempre lì col telefono a guardarlo. No, allora, ovviamente tu hai una batteria servizi, hai un pannello solare, se tu il camper lo tieni all'esterno questo pannello solare continua a lavorare, se non lo tieni all'esterno questo pannello solare, come dice la parola solare, non prende la luce e quindi non lavora. Ti colleghi alla batteria servizi, ovviamente devi controllare il consumo di questa telecamerina wireless 12 volts, metti la 12 volts perché se la metti 220 ci vuole un inverter, allora lì i consumi vanno alle stelle, controlla il consumo in ampere ora della telecamerina, quindi ti fai anche due conti in base a quanto hai di batteria. Ripeto, se è all'aperto il pannello solare comunque aiuta, però è un'ottima soluzione anche per tenere controllato il camper, ma è un'ottima soluzione anche per chi ha degli animali a bordo e si deve assentare, e ovviamente se è estate, ragazzi, climatizzatore, cioè assicuriamoci sempre che i nostri compagni a quattro zampe non debbano soffrire, e però si può tenere controllato il camper anche quando ci sono loro all'interno. Ok. Allora, ombra vagante, te l'ho qua. È possibile cambiare tutta la parete esterna di un turbo vent e salvare l'interno e motore? Mi hanno chiamato, ombra. Ah no, sono qua. Allora, la parte esterna, sì, il cupolino del turbo vent, sì, lo puoi cambiare. Puoi cambiare il cupolino, quello che è la cornice no, perché te la danno insieme al turbo vent completo. Quindi se vedi che è solo il cupolino, che oramai è cotto e rovinato, cambia solo il cupolino. E se vedi che invece è cotta la cornice intorno dove è avvitato al camper, a quel punto lì cambia tutto. L'unica cosa che puoi fare è tenere la tua per quanto riguarda la scheda interna, le due schedine che ci sono, che se si dovessero bruciare con gli anni in quella nuova hai il ricambio, anche la ventola, insomma ti puoi tenere un po' di componenti, tanto tu hai manualità, io lo so che fai grandi cose. Allora, vediamo, Nicola sta andando avanti, come vedete Nicola si sta divertendo tantissimo col suo nastro verde. Tutto bene, Nick? Tutto bene. Tutto a posto, vedi.
Come vedete ha alzato un pochettino il portellino per poter passare col nastro e si sta dedicando, come dicevamo prima, alla parte più importante, che è la mescheratura. Allora, decimo. Bene, stasera ho trovato il camper allagato. Così. Stasera ho trovato il camper allagato. Oh, niente da fare. No, dai, come il camper allagato, porca miseria. Per trovare il camper allagato, allora, aspetta, qua mi metto una mail, però aspettiamo, facciamo un passo indietro. Ho trovato il camper allagato. Le opzioni sono o che è venuto giù veramente il mondo di acqua e ti sta entrando acqua da un oblò, da una finestra, o che hai lasciato la pompa attaccata con l'acqua nelle cisterne ed è partito un raccordo. Caspita Fulvio, facci sapere, tienici aggiornati, che insomma vediamo di capire cosa è successo e vediamo se possiamo aiutarti. Ok, intanto che aspettiamo abbiamo Salvatore. Ciao, il gel coat liquido va bene sulle ragnatele della vetroresina del camper? Sono piccole fessure a forma di ragnatela sulla vetroresina. Sì Salvatore, ho ben in mente cosa intendi per ragnatele. E io questa domanda la terrei per la settimana prossima, quando c'è Giovanni, che lui fa la parte carrozzeria, cioè mi segue la parte, diciamo, esterna del camper, che sia vetroresina o alluminio, perché così almeno ti diamo una risposta ben precisa su quello che vuoi sapere, perché anche l'altra volta Giovanni parlava di gel coat, però comunque diceva che non è facile da gestire o da utilizzare, quindi vediamo se ti può dare qualche consiglio migliore. Allora, avevamo una mail prima, eccoci qua. Allora, io e mia moglie circa 6 mesi fa abbiamo acquistato il nostro primo camper, un Fiat Ducato classe 91, 1.9 turbo diesel da 5,40 m. Ok, ora ci rendiamo conto, dopo solo appena 6 mesi, che è un po' piccolo visto che abbiamo 3 bambini. Sì, effettivamente siete più persone che metratura del camper, quindi in 5, in un 5,40 comincia a essere veramente impegnativo. La settimana scorsa siamo stati in montagna e c'erano circa 5 gradi, il motore non voleva saperne di partire, la batteria era carica ma era come se non ce la facesse per il freddo. Dopo quasi 2 ore alla fine è ripartito. Mi sapresti consigliare qualcosa a tal proposito? Inoltre a quel momento anche lo scaldabagno ha smesso di funzionare, fa un ticchettio ma poi va in blocco. Allora, caro nostro amico che ha appena iniziato e purtroppo non ha iniziato molto bene. Allora, sì, effettivamente 5,40 è un po' piccolo. 5,40 io dico sempre che è una misura estrema, va bene per la coppia a cui piace l'itinerante, a cui piace essere agili e qui si ci vuole molto bene, perché i metri sono pochi. Allora, passiamo alla seconda cosa. C'erano 5 gradi e il motore non partiva nonostante la batteria fosse carica. Allora, qui prendo un po' le veci di Giovanni e vediamo, però probabilmente le opzioni possono essere che all'interno magari non avevi gasolio artico. 5 gradi non è sotto zero, però potrebbe essere anche il gasolio, e che dopo quasi 2 ore è ripartito potrebbe essere il fatto che è risalita la temperatura e si è sghiacciato qualcosa, perché magari nella notte i 5 gradi non erano 5 gradi ma siamo andati sotto zero, quindi è andato a ghiacciare il gasolio, e il mattino, se il mattino c'erano 5 gradi di notte siete andati giù bene, e quindi potrebbe essere un problema di alimentazione di gasolio, poi tornando al sole e risalendo i gradi lui ce l'ha fatto. E invece da quel momento anche lo scaldabagno ha smesso di funzionare, fa il ticchettino ma poi va in blocco. Allora, non sono collegate le due cose, cioè è un caso, cioè il fatto che lui non partisse e da quel momento lo scaldabagno non andasse più non sono collegate. Lì bisogna capire lo scaldabagno, se è stato revisionato di recente, se si è formato qualche sporco all'interno che non gli fa arrivare gas, o se abbiamo un problema anche lì di gas che magari soffriva al freddo in quel momento, perché magari non era propano. Bisogna capire un po' di cosine per poterti aiutare. Comunque, paraffina del gasolio ghiacciato, dice Paolo. Penso anch'io, perché se c'è 5 gradi il mattino vuol dire che di notte almeno un meno 10 l'ha fatto. Allora, tornando al gasolio, come diciamo sempre, se ne andate in montagna a godervi la neve, che bello, come vi invidio, è un mese che con Nicola stiamo cercando di programmare di partire, ma guardiamo il calendario, guardiamo i camper in piazzale, ci rendiamo conto che non andremo da nessuna parte, e non fatelo quando arrivate, cioè voi arrivate, poi mi fate il gasolio artico, 1 km, 2 km, mi andate in area sosta, e il gasolio artico rimane nel serbatoio, ma nel resto dell'impianto non c'è. Quindi cercate sempre di farlo almeno 20 km prima. Guardate Nicola come tira la crema sulla torta. Ah no, è sì, ecco, vedete, sta facendo la bandella, che è quella che parlavamo prima, molto importante. Tac, vedete come l'ha tirato. Il tac della pistola in questa officina lo si sempre sente risuonare.
Ecco qua che adesso lui la tira, stesso procedimento che ha fatto con il garage, con la porta del garage, lo tira, se la ritira più volte da essere sicuro di non avere, diciamo, esubero di Sikaflex per poi andare a fare la rifinitura totale. Ok, intanto andiamo avanti e vediamo un po' altre domande, vediamo chi c'è. Marco, Nicola, quanto nastro consuma? Marco, guarda, lo so, cosa devo dirti? È una rovina, cioè io a fine mese, guarda, solo il nastro... Ti saluta Marco, dice che va tutto bene. Allora, Davide Robustelli, ciao, ben ritrovato. Ciao ragazzi, con l'attuale crisi delle materie prime e problemi di reperibilità di componenti dalla Cina, che ne pensate riguardo disponibilità di accessori per camper nei prossimi mesi, tipo tendalini, sospensioni, stufe e chi più ne ha più ne metta? Davide, hai toccato un tasto dolente. Noi stiamo soffrendo molto questa cosa. I concessionari stanno soffrendo quello che è l'arrivo dei camper nuovi, perché ci sono dei ritardi pazzeschi e degli aumenti pazzeschi. Noi come officina abbiamo dei seri problemi a trovare le componenti, perché non ci sono, e soprattutto i prezzi stanno lievitando. E te lo posso dire con certezza, nei prossimi mesi non lo so cosa succederà, e teniamo duro, cerchiamo di fare magazzino più che possiamo per le nostre possibilità, perché comunque è un investimento, però ecco, non arrabbiatevi con i concessionari per il camper nuovo e abbiate pazienza con gli installatori, perché anche noi abbiamo difficoltà a reperire gli accessori, ve lo posso assicurare, ve lo metto per firmato e controfirmato, la situazione è questa. Allora, Massimo, igrometro segna 15% su parete a confine col tetto, camper mobilvetta Icaro. Ci sono profili, giunzioni alluminio, in estate segnava 5%. Posso aspettare per rifare le sigillature? Sprofilando e mettendo Terostat, grazie. Dio, allora, bisogna capire un po' il tuo igrometro cosa segna. Il mio igrometro su 15% siamo ancora in arco verde e andiamo bene. Se però quest'estate ti dava il 5%, vuol dire che abbiamo un po' di problemi di umidità. Quindi ecco, io comincerei a fare due ragionamenti finché sei in tempo. Ecco. Nicola, tutto bene? Tutto a posto. Sta a posto, sta giocando con Sikaflex. Allora, Roberto, ciao a tutti, chi può consigliare un jump start valido per una batteria motore da 100 A? Allora, Roberto, come sai, noi qui in officina, anche Giovanni e varie, usiamo quello della Mechatronic. Eccolo qua. Allora, usiamo, sempre proprio di mano, il booster della Mechatronic. Per noi è comodo, è piccolo, è leggero, ci troviamo bene, ha le sue calamite sotto, quindi... Allora, per l'uso che ne facciamo va più che bene. Ci sono delle giornate che lo trittiamo bene anche d'inverno, soprattutto con i camper fermi in piazzale. È un buon prodottino. Per chi lo vuol portare in camper, diciamo che è bello perché ha anche l'attacco USB, quindi oltre che come booster se lo può tenere sotto il tendalino per ricaricare il telefono, o lo può utilizzare anche come pila, come torcia, sia come luce per illuminare, sia come torcia lampeggiante in caso di necessità. Quindi te lo consiglio. Ultima domanda, ma che ore sono? Nick, ultima domanda, l'hai finito sto camper? Allora, vediamo, un utente da Facebook. Ciao, secondo te posso montare un turbovent avendo il climatizzatore montato al posto del turbovent? Non capisco dove devo montarlo, grazie, dimenticavo Elnag. Allora, il turbovent lo puoi montare dove vuoi. Il turbovent è un 40x40 come foro, quindi lo puoi andare a montare dove vuoi, e ovviamente devi portargli l'alimentazione. Ecco, mi raccomando, facciamo le cose fatte bene, non andiamo a mettere delle canaline dentro il tetto per portare corrente, perché non si possono guardare, e va usato uno strumento apposito che va a passare dentro a quello che è l'intercapedine del tetto per poter arrivare all'alimentazione, però lo puoi montare anche se hai il climatizzatore. Ok, allora, siamo alla fine. Andiamo un po' a rompere le scatole a Nicola e vediamo come sta procedendo il gioco di Nicola. Oh, vediamo un pochettino. Nick, come stiamo andando? Allora, vediamo io. Adesso vi faccio venire la nausea. Ok, Nicola sta andando a togliere. Vediamo, guarda che bravo. Il nastro cammino della truma. Guardate, non si è neanche sporcato. Non si è neanche stato bravissimo. Sei stato bravissimo, Nicola. Bravissimo. La tua ragazza sarà contenta di ciò.
Non torno sporco. Se non torni sporco non deve fare il bucato, togliere il Sikaflex da tutto, soprattutto se mette le maglie insieme ai lenzuoli. Sono disatto. Prendiamo per ridere, ci vuole, bisogna essere, guardate come toglie il nastro con maestria Nicola, la perfezione del cerchio, signori, la perfezione, oh, guarda che bello, riappare un tappo dell'acqua, Nick, non deludiamo la gente così, tac, come vedete abbiamo la curvatura, forse qua si vede, si riesce a vedere, ma lo scalino di cui parlavo prima, adesso gli facciamo lo scherzo, gli vado a ditare tutto, così almeno Nicola non ne viene, deve ritirarsi tutto. Dai, facciamo quest'ultima tirata con Nicola, poi andiamo a vedere il nostro gioco cosa dice. L'amore, l'amore in questo tappo dell'acqua. Via, bagnare e via. Si riesce a vedere. Qua abbiamo la nostra presa. Posso aprirla, Nick? Apri. Una bella sigillatura, tac, così anche la presa è a posto e siamo a cavallo del re, signori. Ta-da! Nicola, guardate, pulitissimo, eh? È mica da tutti, fare le sigillature bene e non sporcarsi. Allora vado a rimettere la telecamera facendovi venire la nausea, ecco qua, torno alla mia postazione perché noi abbiamo qualcosa in sospeso. Esatto, il nostro gioco, ragazzi, il nostro gioco. Allora, chi è che avrà vinto? Vediamo un po'. Emanuele, Fiat, esatto. Citroen no. Vediamo un attimino, Fiat. Ducato, Eric, su, Fiat 1009 diesel, OM50, no, l'OM non ce l'aveva così, Fiat 500, sì, è quello della 500, ma veniva utilizzato anche su un camper, dai ragazzi, che camper era? Fiat 238, secondo me ci siamo, Fiat 238, fantastico. Vediamo un po', eccolo lì, questo qua è il mio modellino che io ho, vedete, a grandezza naturale, lo tengo in braccio. Enac Briscola G del 81, Fiat 238, ragazzi, questi sì che erano pionieri. Allora Fabrizio, ovviamente mandi alla mail i tuoi dati e avrai la premium card in omaggio per quest'anno. Ovviamente non è che scade a dicembre, dura l'annualità, non è che adesso ce l'hai solo per un mese, dura l'annualità. Quindi ecco, anche questa sera abbiamo avuto un vincitore, signori e signori, come diceva. L'unica cosa, ecco, che io mi sono dimenticato, perché ci siamo persi a guardare i nostri camini, le nostre cose, ma la sigillatura di cui parlavamo prima, quella importante, ve la faccio vedere, perché ci tengo molto, lo so che siamo in ritardo, dobbiamo chiudere, ma ci tengo molto. Eccola qua, la sigillatura, quella della bandella. Vedete, non sta neanche male, va a rifinire il camper perché poi si va ad unire alle altre che saliranno. Ok, questa è importante, quella che dicevo prima. Nick, me ne vado, scusa, sempre in mezzo. Eccomi qua. Ok, bene, eccomi tornato, ragazzi. Allora, gioco l'abbiamo fatto. Nick, le sigillature le abbiamo fatte, Nicola è pulito. Insomma, sì, più o meno. Dai, è andata bene. Che dire, appuntamento alla settimana prossima, un ricordo fondamentale, YouTube, ragazzi, ditelo in giro che siamo su YouTube, che possono seguire le nostre dirette, sono io, c'è Nicola, c'è Giovanni, quando non è in giro col carattrezzi, attivate le vostre notifiche e basta, io vi do una buona serata, un arrivederci alla settimana prossima e scrivetemi le mail questa settimana che cerco di rispondervi, ok? Un saluto a tutti, ciao! Ciao! Per ricevere una risposta in diretta alle tue domande tecniche, scrivi il tuo quesito nel gruppo ufficiale con l'hashtag Chiedilo a Luigi. Oppure scrivi a redazione@camperistiitaliani.com.